Dentro? Alessandro, è bello parlare sempre con l'autore del libro da cui è stato tratto il film, Eros e Thanatos. La domanda sorge spontanea, tu sei un professore, quanto ti hanno aiutato i tuoi alunni per trattare un po' questo tema? Guarda, tutta questa storia comincia al primo anno di superiori dei miei ragazzi, di una classe che ho preso a Milano, la mia prima classe milanese, e che sono stati i primi a leggere il manoscritto del romanzo, quando era solo appunto un blocco di fogli di carta. E grazie ad alcuni suggerimenti loro io poi l'ho riscritto, arricchendolo di alcuni aspetti che loro come lettori di quell'età avevano avvertito come deboli o poco verosimili. E quei ragazzi quest'anno fanno la maturità e 2 mesi prima siamo nello stesso cinema a vedere il film di quel sogno che era un sogno piccolo piccolo. Quindi per me è proprio un moltiplicarsi di quello che è l'avventura della scuola. Io li ho presi al primo anno e li porto alla maturità e li lancio nel mondo un po' più uomini e un po' più donne. E allo stesso tempo è successo lo stesso a me, perché un sogno che era piccolo piccolo, una storia che volevo raccontare, è diventata un romanzo e poi un film. Ecco, com'è arrivata l'idea di passarlo al cinema? Sì. Non è stata un'idea mia, nel senso che io l'ho scritto e ho un tipo di immaginazione molto cinematografica, sono capitoli molto brevi, quasi delle scene. È anche molto interiore come libro. Sì, perché volevo provare a dare a un maschio sedicenne, che in genere dal punto di vista dell'alfabeto sentimentale è un po' sprovvisto, dare le parole di una profondità che in realtà c'è, ma che non ha parole per dirsi ancora. E questo è il bello dell'accompagnarli in quell'età lì. Tu vedi che già ci sono dei talenti, dei punti forti, dei limiti, ma che spesso non sanno raccontarsi. Allora, l'usare come protagonista un sedicenne che con questo monologo interiore trasforma questo analfabetismo in una possibilità di dire le cose, è stata l'aspetto più interessante. E poi sono venuti dei produttori cinematografici che erano interessati alla storia e lì è iniziata un'altra avventura per me meravigliosa di trasformare quella che era un libro in un altro sogno. Mi piace quello che hai detto, proprio educare, trarre fuori qualcosa dalla materia, quindi portare per mano qualcuno. Quindi Luca Argentero è un po' un professore educatore che ti assomiglia nel film? Sì, guarda, a scuola oggi c'è un po' questa strana frattura fra l'istruire e l'educare. Ci siamo forse un po' illusi che si possa semplicemente istruire senza educare. Nel momento stesso in cui apri bocca e scegli cosa dire, stai educando, nel modo in cui ti comporti, ti atteggi, scegli le parole. È inevitabile che un insegnante sia anche un educatore, anche se non vuole esserlo. Volevo che ci fosse al cinema finalmente un professore fiero di fare il professore, perché ci sono dei professori in Italia che fanno questo mestiere molto bene e non vengono mai raccontati. E invece viene raccontato sempre un po' quel professore che è disilluso, triste, un po' depresso. Allora vorrei che tutta quella categoria di insegnanti che tengono in piedi la scuola italiana finalmente si trovino rappresentati, senza per questo banalizzare, perché quello è un personaggio che sfida lo studente, lo fa studiare, lo avvicina a Dante, gli complica la vita, non gliela semplifica. Gli propone una misura alta della vita e quindi, come diceva una poetessa che amo molto, Emily Dickinson, dice: noi non conosciamo la nostra altezza fino a che qualcuno non ci invita a alzarci in piedi. Ecco, il professore del film e del romanzo fanno questo. In chiusura, quale scena del film ti è piaciuta di più e secondo te assomiglia di più al tuo romanzo? Guarda, la scena che amo di più è quella del ballo di Beatrice con Leo nella stanza di Beatrice, perché nella mia testa già il ballo di un uomo e una donna vicini è una specie di metafora dell'armonia dell'universo, in cui appunto l'eros ha tutta la vitalità che deve avere e promette qualche cosa di grandissimo. E c'è questo danzare che è un po'
la danza di questi corpi che si avvicinano, ma lì purtroppo l'Eros è minacciato dalla morte. Tu lo dicevi all'inizio, Eros e Thanatos, perché Beatrice sta male. E la musica di sottofondo, con quella battuta della canzone dei Modà, "se si potesse non morire", dice secondo me quello che tutti noi sogniamo, che l'amore sia per sempre e possa non morire, ma poi purtroppo ci rendiamo conto che la manutenzione quotidiana di un amore non è così semplice e che ci sono delle minacce che non si possono neanche evitare, come può essere quella del dolore, della malattia, della morte. Allora, quella immagine piace moltissimo perché racconta quello che tutto l'intero libro racconta, è in miniatura l'intero libro. Risposta secca: Beatrice richiama un po' quella di Dante, donna che beatifica, sì o no? Assolutamente sì. Leo all'inizio del romanzo è uno stupidotto superficiale che viene portato nelle alte sfere, come dice Dante per Beatrice, proprio grazie allo sguardo di questa ragazza che neanche conosce, quindi è proprio una donna angelo. Fantastico, grazie. Filippo, dopo il grande successo di Scialla, questo film, tu conoscevi il romanzo, il bestseller di Davenia? No, non conoscevo, quindi non conoscendolo non ho potuto leggere il libro, però l'ho fatto subito quando sono stato preso, ovviamente al di là del fatto per il mio lavoro che devo fare da attore, che è ovvio, è il minimo leggere il libro che stai per interpretare, però ovviamente sapevo, poi sono venuto a conoscenza della popolarità, dell'importanza che ha avuto nel ruolo dei ragazzi, e quindi è stata un'esperienza importante, tutto da quando ho iniziato la lettura del libro a quando poi mi sono ritrovato a interpretare il ruolo di Leo. Per fortuna hai detto che non hai vissuto una cosa del genere nella tua vita, ma com'è il tuo rapporto con la scuola? Com'è stato? Beh, il mio rapporto con la scuola lo conoscono in tanti, ne ho parlato spesso, è un rapporto turbolento, è stato. Però posso dire che il cinema mi ha aiutato a ritrovare una strada, un'idea anche di errore, che prima una percezione che non avevo, ovvio. Come hai preparato un personaggio così intenso? Dialogando con me stesso, con le mie emozioni, sono un tipo molto schivo, però sai, per interpretare un ruolo così complicato, non per valutare, per far apparire che il mio lavoro, cioè il mio lavoro è stato tosto, però è un ruolo obiettivamente un po' complicato, era una storia complicata, quindi ho dialogato con me stesso, con le mie emozioni e sono andato. Davini ha parlato della ricerca di Dio, dello spirituale. Tu che rapporto hai con questo? Ma io ti confesso che non credo in Dio. Mi informo tantissimo su tutte le religioni, sono sempre aggiornato per poterne poi parlare e discutere, per poterne criticare anche le scelte, perché non lo puoi fare da ignorante o comunque da non conoscente. Quindi mi informo, ma non sono cattolico. Ero cattolico da bambino, sì. Secondo te i giovani perché dovrebbero venire a vedere questo film? Sai, perché è un bel film fatto bene. Ma io non rispondo mai a queste domande perché non c'è una risposta. Credo che a volte sai il trailer che ti emoziona, poi a volte il trailer non funziona, il film è meglio di quello che ti aspettavi. Non so, io non invito ad andare al cinema, è ovvio, perché ho fatto questo film e devo fare questo, però poi se vi va non siete obbligati. Andateci perché è molto bello e l'ho visto. Grazie Filippo. Grazie a te.